Mantenendo fede alla promessa fatta agli dèi, Kratos sconfisse il basilisco condotto dai Persiani. Ma questa piccola vittoria non poteva soddisfare l'uomo ormai conosciuto come il fantasma di Sparta. Solo questo è quello che devo fare! Non c'è nient'altro! Il sole affondare nel cielo e il mondo sprofondare nelle tenebre, Kratos capì che quello non poteva essere un segno degli dèi. Ma cosa sta succedendo? Con lo sguardo fisso all'orizzonte infuocato, Kratos si diresse verso quella luce misteriosa. Ma là si celava ben più di quanto potesse immaginare. Nelle tenebre, Morfeo, dio dei sogni, si risvegliò in un mondo dove lui, e solo lui, deteneva il potere. La terra fu lentamente sopraffatta da una nebbia nera che inghiottiva qualsiasi cosa toccasse. Okay.
potere di Morfeo agiva persino su Kratos, ammaliato da una strana melodia.